Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e miei iscritti benvenuti. Finalmente state rivedendo la mia bellissima faccia. Vabbè, tralasciamo questo piccolo particolare. Oggi siamo qui su Giovecca Dispo, naturalmente, nel Robin Road to Glory, l'episodio numero 16, mi sa, o 15, vabbè, ho perso il conto ormai. Siamo per concludere, diciamo, la divisione 3. Sto cercando di conquistare il titolo, visto che la promozione ormai è stata conquistata. Questa è la prima partita nel quale arriva un gol al 17° di Lewandowski. Poi, non appena batto, succede questa cosa, che la connessione se ne va. Però a me, vi dico già, non mi ha dato la sconfitta. Non capisco perché. Forse perché è dovuta ai server generali delle AIE, quindi non è dovuto né alla connessione mia né alla connessione del mio avversario, quindi è qualcosa di generale. Quindi al mio avversario avrà dato la vittoria, però a me non ha dato la sconfitta, e infatti si vede l'ultima partita una vittoria. Quindi proveremo nella prossima partita a centrare il titolo della divisione 3. Incontriamo questa BBL con Sturridge buggatissimo, Runage, UC Young, che non prediligo, però vabbè, il primo gol arriva con un destro mancinoso di Robben all'8° minuto. Poi arriva il raddoppio con Hummels, che tira le sue solite sudurate sotto l'incrocio. Ormai mi sono abituato a certi tiri di Hummels. Poi arriva il gol su un colpo di testa di Hernandez, che era su un 72 sulla carta. Arriva anche il 3-1 grazie a Robben, che insiste sempre sulle sue azioni, al 39esimo 3-1. Poi arriva anche il gol di Müller, fortunoso, dopo due rimpalli del portiere, Müller di testa in sacca. Arriva un 4-2 su rigore, scusate se l'ho spoilerato, vabbè. Dettagli, fallo di Piszczek in aria, non so che cazzo stanno combinando, poteva spazzarlo, non so, forse era pure fallo a me, cioè è un fallo, vabbè. Batte il rigore, vediamo come tira questo rigore. Mi sono fatto prendere dal nervosismo e l'ha segnato, purtroppo, al 56-59. Poi arriva il gol con Boateng, il portiere prende un po' di farfalle così, giusto per... Intanto Cech ha ricevuto anche la nomina di un miglior portiere in campo, che sono due portieri. 21 punti, 7 vittorie, una sconfitta, 11.000 crediti. Stavo cercando di acquistare Goz, però è ancora un po' troppo costoso. Incontriamo questa serie. Primo gol arriva con Müller, che di testa è fortissimo. Arriva il pareggio con questa azione tutta solitaria di velocità di quadrato, il mancino qua in sacca alla fine. È veramente... quadrato è veramente forte. Anche Luiz Gustavo col suo destro al 19esimo. Poi arriva anche questo gol in merda. Vabbè. Stavo cercando di acquistare Goz, però Goz costa sui 32.000 crediti circa. Su questo account ho circa 17.000 crediti, quindi dovrei fare altre partite per poter comprare Goz. La vedo un po' lunga la questione, forse opterò per Kroos nel prossimo episodio, non lo so, non so dirvi. Voi mi consigliate Goz o Kroos? Poi, come ci dici, vorrei metterci Javi Martinez, cantando bellissimo gol di Farfan. Javi Martinez è lento, sì, però ho visto che le statistiche sono veramente buone di testa e di difesa, e quelle sono fondamentali per un CDC. Anche se ho già provato Javi Martinez in altre occasioni, non mi piace. 2-1 intanto, stiamo ancora vincendo, però arriva il 2-2 con Mirko Vucin, 79esimo, Adler non può far nulla. Però poi all'88esimo ci pensa sempre solo lui, Robben, con il suo mancino micidiale, la insacca. Poi con De Bruyne per Robben, passaggio filtrato, pensiamo che non ci arriviamo, infatti invece insistente ci arriva all'89esimo, 90esimo, e finisce così 4-2, Mandzukic migliore in campo, e altri crediti per poter acquistare giocatori come si deve. Diciamo che con questa Bundesliga mi ci sto trovando bene. È vero che sono ancora all'inizio della divisione 2, però
è tutto da vedere, bisogna sempre provare squadra. Sto pensando anche di creare un ibrido, però la devo studiare bene, voglio fare bene bene. Qua boom di testa, Courtois esce a paperelle, come si suol dire. Qua ancora Farfan, la testa di Mandzukic, due colpi di testa micidiali, uno di Hummels, uno di Mandzukic. Qua Di Maria se ne scappa di David Villa, anche lui non pensavo fosse forte di testa. Qua ancora David Villa si smarca metà difensori, due difensori con il destro là in sacca. Finisce così 2-2, verso il finire del secondo tempo stavo facendo molte più azioni, volevo la vittoria anche per 3-2. Vabbè, non fa niente, sono due vittorie e un pareggio, 7 punti, niente male, che non si butta. Ebbene ragazzi, consegnatevi tra Goats e Cross, consigliatemi qualche miglioramento a questa serie, se volete che la continui fino a raggiungere la divisione 1, anche se è difficile. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di commentare con vostri pareri e opinioni, di iscrivervi al canale se siete già iscritti. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, bella a tutti e al prossimo video.